Ciao a tutti, sono Spiga98 e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Allora, come avevo promesso, oggi iniziamo a The Dropper 2, Newton vs. Darwin vs. Darwin. E niente, innanzitutto volevo dire grazie alle due persone che mi hanno consigliato, mi hanno fatto una critica costruttiva che sarebbe di fare i video magari un pochino più corti, perché hanno detto che la serie di The Dropper è durata troppo poco. In effetti, tre puntate non sono molte, anzi sono pochissime. Quindi grazie. Niente. Allora, iniziamo The Dropper 2, quindi è in italiano per fortuna, quindi non dovrò tradurre anche se non me la cavo male, però va bene, meglio così. Quindi ho deciso di fare le puntate da, che ne so, 10 minuti, anche se a me sembrano troppo poche. Se no, proverò a farne oggi una da, come al solito, 20 minuti. Magari anche 15. Va bene, comunque vedremo. E niente, vediamo come va. Se è troppo difficile, lascio le puntate lunghe. Se invece è troppo facile, allora le faccio più corte. Va bene. Iniziamo subito. Allora, benvenuti in The Dropper 2, Newton vs. Darwin. Lo scopo è sopravvivere alle cadute. La regola, non rompere niente. Bye, bigre. Scusatemi per la mia ortografia. Lol. Perché è inglese, bigre. Cioè, non so se sia tipo americano. Comunque, importante. Video setting, render, distance. Allora, far. Brightness. Bright. Cloud off. Cloud off. Clouds. Texture pack default. Smooth lighting off. Particle. Decreased. Perché? Va bene. Se giocate in un server non ci interessa, quindi ridurre il lag non ci interessa. Rinizializzare i livelli e il punteggio. Ok, possiamo partire. 3, 2, 1. Ah, ringrazio anche le persone che mi hanno consigliato un metodo per. Che figata assurda, come fate a mettere le lampade così? Oddio, perché c'è la. Scusate. Boh, va bene. Ringrazio le persone che mi hanno consigliato un metodo per far caricare meglio i chunk, cioè per ricaricare i chunk, che sarebbe quello di tenere premuto F3 più A. Così ricarica tutti i chunk e mi fa apparire quelli che magari prima non apparivano. Allora, oddio, qua ci devo mettere il punteggio. Queste pressure plate controllano che livelli sono stati fatti, ok. Livello 1. Questa lampada vuol dire il diamante è stato trovato. Questa lampada vuol dire il livello è stato fatto. Perfetto. Iniziamo subito dal livello. Oddio. Come faccio con questi buff? Ah, oh, piano. Arcobaleno. Leggimi. Il pulsante ti teletrasporterà secondo la tua posizione in questa stanza. Siediti sul blocco giallo e stai fermo. Oh merda, iniziamo bene. È difficile. Ah, sì, è vero. Morendomi si sono tolti i debuff. No, no, no. Ok, basta. Però potrei riuscire. Problemi di chunk. Non capito se devo stare fermo. Vabbè, adesso provo a muovermi. Così. Ok. Fighissimo. Allora, primo diamante della serie. C'è un diamante in ogni livello. Perfetto, come nel vecchio, insomma. E ora? Devo. Ah, ok. Quindi. Ok, il diamante ora si trova qui. Perfetto. Andiamo a livello 2. Il livello precedente deve essere fatto. Esere. Va bene. Per sbloccare il livello successivo. Ok, l'avevo capito. Quindi. What the. Ok.
trovo modo per arrivare in basso. Oh merda. Ok. Devo saltare su una di quelle cose, secondo me. Ma sì, ma saltiamo. Aia. Aia. Piano, 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 piano. Non sembra così tanto difficile. Saltiamo qua, così non ci facciamo molto male. Anzi, zero. Zero danno. Ok. Ops. Perfetto, stiamo andando bene. Scusate se sono un po'... Diciamo che sono mezzo addormentato. No, non l'ho fatta apposta. Devo controllare la sensibilità del mouse. Ok, così sembra meglio. No, forse no. Uff. Così. No. Yes. Secondo me non serve a niente andare al centro della stanza, infatti. Quindi, prima ho saltato sopra. Aia. Sapevo. Non serve a niente. Non è così semplice come credevo. Meglio così. Abbiamo già fatto 6 fails. Perfetto. Aia. Ok, devo scendere. Andare più basso possibile. Ah, devo aspettare la rigenerazione dei cuori. Isengard. Beh, è naturale che devo spawnare proprio lì, va bene. Alla cieca. Sono un cretino. Va bene. Andiamo al centro della stanza, come dice il cartello. Aia. No, problemi di chunk, ma noi abbiamo un trucchetto. Ecco qui. F3 più A, ricordo, per ricarica chunk. Invece con F3 più H, mi pare, possiamo trovare la durabilità. Cioè, ci uscirà in ogni arma la durabilità. Molto utile in survival. Credo che qua non ci sia molta scelta. Ma alla fine... Oddio, non l'ho fatta apposta. Va bene, va bene, va bene. Siamo ancora vivi. Io sono ancora qua. Eh già. Quindi continuiamo. Sono lì. Ok. Dai, scusate per la voce un po' bassa, ma mi scuserete, ma sto registrando in un'ora un po' non tanto normale. Oddio, è qua? Non l'ho fatta apposta, ma comunque va bene perché sono ancora vivo. È che non riesco a resistere con il mignolo sullo shift. Aia. Ci siamo quasi, non c'è acqua. Alla Akbar! Maledetto, maledetto! No! Ma fuck you! Non ci posso credere! Non è possibile! Aia! Sto per morire e continuo a cadere. Dai, rigenerati velocemente, mi sto incazzando. Dai. Ho paurissima. Saltare qui. Ok. Saltare lì. Aia. Poi appena rigenera saltiamo lì e poi ci dovrebbe essere l'acqua. Mi
In realtà potremmo anche già beccare. No, non facciamo cretinate. Non le facciamo per carità. Ok. Dai, proviamo. Al massimo lo rifaccio. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto. Sì. Sono il master. Sono un pro. Ora vediamo dove dobbiamo andare. Io non ci credo, quella sembra bella. Ma vabbè, va bene. C'era acqua anche da questa, ok. In realtà quindi potevo scendere dall'inizio nell'acqua. Il pulsante blu ti porta alla stanza da livelli. Il pulsante nero dà un effetto di resistenza e di salto per qualche secondi. Trova il diamante nascosto in alto, opzionale, ma io lo voglio trovare. Vediamo un po'. Problemi di caricamento chunk, naturalmente. Sinceramente non l'ho visto. Ah, non ho ancora messo Optifine, cavolo. Non riesco, non posso zoomare. Bella foresta. Ah, ma io lo voglio il diamante, quindi. Oh merda. Vedere? Dai, caricati, maledetto. Becchiamo l'acqua, becchiamo l'acqua. Ma, e vabbè. Lo cercheremo poi. Se ci servirà qualcosa. Livello 3. What? Raggiungi il suolo. Ecco. C'è qualcosa che mi blocca. Ah, ok. Neo. What the fuck? È Matrix. Chunk maledetti. Oh no, 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 no. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho fatto una cazzata mondiale. Scusate, non capisco perché vado a 70 fps. So che voi non ve ne accorgete perché YouTube, però sto andando a 70 fps. Non capisco per te. Perché? Scusate un attimo che controllo. Anzi, ecco. Controllo un attimo. Ok. Adesso va meglio. Adesso andiamo a 200. Lol. Ops. Non mi dovevo muovere. Anzi, no, non è questo. Ok. Ho già visto anche il diamante. Ho già visto anche il diamante. No, no, no. Ok. Vediamo. Maledetto. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Punto esclamativo. Sì, vabbè, se ne siamo così, però. Dove ne è uscito? Da dove ne è uscito? Sì. The fuck? Perché mi sono fermato? Va bene. Dove devo? Ah, ok. C'è una freccia. Ho visto il diamante. Stava tipo lì. Mi deve installare l'Optifine, porca merda. Va bene. Era il pulsante celeste per tornare. Il pulsante nero per il salto. The fuck? Ok, lo facciamo passare perché sennò non mi bastano i secondi. È lì, io devo andare così. Aspettate che mi allineo un pochino. Sì. Va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. Non cadere là, non cadere là. No. Stavolta lo prendo il diamante, almeno so dov'è. Dai, corri.
Sta lì, vai avanti, bravo, così, bravo, vai, vai. Ciao, diamante. Ok. Credo che durerà un pochino di più di 3 puntate questo nuovo The Dropper. No, l'ho sfiorato. No. Dai, ma come si può essere così bastardi da metterlo in un punto così difficile? In realtà potrebbe essere anche semplice, ma per me tutto è difficile. Nei videogiochi va avanti. Va avanti, va avanti. Sì. Stavolta ce la facciamo, stavolta ce la facciamo. Mi sto incazzando come una belva. Ora mi allontano il più possibile dal tasto, dal bottone. E mi avvicino di più al diamante, sì. Stavolta. No, non ce la facciamo neanche adesso. Maledetto. Se riesco ad aprire la cesta al volo, gliela metto nel. Ah, no. Oppure mi devo mettere a correre e poi saltare. Ah, stavolta ce la facciamo. Sì, così. Non mi muovo, non mi muovo, non mi muovo. Modo, certo. Quindi. Diamante. In questo momento possiamo anche morire, tanto ormai il diamante l'abbiamo messo. Però sono troppo pro per farlo. Aia. Ok, Celeste, torniamo a casa. C'è da fare il livello. Abbiamo fatto il livello 3, facciamo il livello 4. Facciamo il livello 4. Anzi, prima devo controllare una cosa. Come hanno fatto a metterla così? Non risulta neanche. Ok. Sono passati. Ho appena controllato. Sono passati 16 minuti da quando ho iniziato il video. Quindi niente. Il video finisce qui. Vi ricordo che mi trovate su Twitter, su Google Plus, sul mio sito spiga98.x10.mx, che ha subito un altro restyling completo, proprio completo. In più mi trovate anche sul mio canale. Niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. E niente, il video è finito. Ciao a tutti.